Bentrovati, sono Danilo Bortolin, lo chef del ristorante La Beula del Grand Hotel Majestic di Pallanza. Oggi siamo in trasferta a Domodossola da FTL Domus 3000 e prepareremo il nostro merluzzo su zuppetta di lenticchie, profumata al curry e cavolo nero. Gli ingredienti sono un trito di sedano, carota e cipolla, lenticchie verdi di Castelluccio, curry, aglio, peperoncino e prezzemolo, baccalà, sale, cavolo nero, germogli e olio extravergine. In un tegame andiamo a mettere un goccio di olio extravergine di oliva, scaldiamo e andiamo a mettere sedano, carote e cipolle a dadini. Uno spicchio d'aglio in camicia schiacciato, che poi andremo a togliere, e se ci piace un pezzetto di peperoncino. Lasciamo soffriggere le nostre verdure e dopodiché andremo ad aggiungere le lenticchie verdi di Castelluccio. Non le mettiamo a bagno perché comunque sono lenticchie di ottima qualità, lenticchie fresche con la pelle molto sottile. Andremo a metterle direttamente nel soffritto, le scaldiamo insieme alle verdure, aggiungiamo il curry a piacimento, possiamo metterne più o meno secondo i nostri gusti, e bagniamo con del brodo vegetale. Continuiamo la cottura per circa 40 minuti. Intanto che le lenticchie continuano la loro cottura, noi andiamo a preparare il pesce. Padella antiaderente, un goccino leggero di olio. Andiamo a mettere il nostro trancio di baccalà dalla parte della pelle. Non servirà salarlo perché comunque il baccalà è un pesce che è stato già salato e poi dissalato. E nella stessa padella andiamo a mettere il cavolo nero precedentemente sbianchito in acqua, cioè bollito per pochi minuti e poi raffreddato. Quando il pesce ha preso un po' di calore, lo giriamo e andiamo a finire la cottura in forno per 4-5 minuti. Trascorsi 5 minuti, andiamo a ritirare il nostro pesce dal forno. Basta veramente pochissimo tempo, ha bisogno solo di prendere calore ed è pronto. Un piatto un po' fondo, andiamo a mettere la nostra zuppetta. Nel mezzo andiamo ad adagiarvi il cavolo nero, che insaporiamo un po' nel sugo di pesce, poi il nostro trancetto di pesce e finiamo, per dare un po' di freschezza al piatto, con dei germoglietti di porro e barbabietola, così a crudo. La zuppetta di lenticchie profumate al curry, cavolo nero e baccalà è pronta. FTL e Domus 3000 al Croppo di Trontano.